Amici di Univet, parliamo di NBA, parliamo dei Boston Celtics, per cui continua l'inseguimento verso la prima posizione nella Eastern Conference. Boston Celtics che hanno vinto tre delle ultime quattro partite e che hanno un calendario piuttosto favorevole, perché prima del delicato confronto con i Washington Wizards affronteranno Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers, entrambe in trasferta. Cominciamo a parlare della sfida contro i Brooklyn Nets, un match sulla carta piuttosto agevole, perché Brooklyn è di gran lunga la peggiore squadra della NBA, destinata a chiudere con il peggior record e quindi ad avere le maggiori possibilità nella lotteria di prendere la prima scelta assoluta, anche se e poi questa scelta la dovranno cedere proprio ai Boston Celtics in virtù di un precedente scambio. Sono ben poche le note positive nella stagione di Brooklyn, che ha avuto come forse unica luce il rendimento migliorato di Brook Lopez, il centro che da quest'anno è diventato anche un buon tiratore dalla lunga distanza e quindi in questo senso in futuro potrebbe essere sicuramente un giocatore importante. Però quest'anno per i Nets la stagione è una stagione di ricostruzione e quindi prevedo che i Celtics siano nettamente favoriti per questa partita, anche perché hanno molto di più per cui giocare rispetto ai Brooklyn Nets. Boston, che ha vinto tre delle ultime quattro partite, reducendo un buon successo quello contro Minnesota, continua a rimanere in corsa per la prima posizione nell'Eastern Conference contro i Cleveland Cavaliers e quindi prevedo in questo caso un successo dei Celtics contro i Brooklyn Nets. È tutto, amici di Univet, buon divertimento con l'NBA!